Iniziamo insieme la preghiera mettendoci in silenzio e con lo spirito mettiamoci alla presenza del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fidiamoci al Signore al termine di questa giornata, ci mettiamo nelle sue mani, chiedendo anche perdono, affidando e ringraziando tutto quello che abbiamo ricevuto. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in Lui. Se Dio è stato glorificato in Lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come ho detto ai giudei, ora lo dico anche a voi. Dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Simon Pietro: Gesù, dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pietro promette al Signore tante cose, Gesù invece si invita e invita Pietro a essere umile. Tante intenzioni anche noi le mettiamo davanti al Signore e poi non sappiamo tutto portare a termine in modo giusto. Ci accorgiamo di non essere sempre coraggiosi e alcune volte di essere meschini. In questi giorni è bello, insieme alla contemplazione del mistero di Dio che ci salva, avere anche l'umiltà di riconoscere i nostri peccati, di vedere anche le nostre infedeltà. Pietro, ieri Giuda, gli amici di Gesù che hanno dimostrato le loro debolezze. Anche noi siamo gli amici di Gesù, purtroppo riconosciamo che sbagliamo. Chiediamo allora umilmente perdono. Pietà di me, mio Dio, nella tua bontà, nella tua infinita tenerezza, cancella il mio peccato. Lavami dalle colpe, purificami dai miei errori, perché riconosco i miei peccati, ho sempre presenti le mie colpe. Contro di te solo ho peccato e ho commesso quello che è male ai tuoi occhi. Se mi rimproveri, hai ragione, tu vuoi ristabilire la verità fino in fondo. Insegnami dunque la tua sapienza, purificami e diverrò puro. Lavami e diverrò più bianco della neve. Preghiera contro il coronavirus. Signore Gesù Cristo, nostro divino dottore, ti chiediamo di custodirci e proteggerci dal coronavirus e da tutte le malattie gravi. Di tutti quelli che ne sono morti, abbi misericordia. A quelli che sono malati adesso, dona la guarigione. A coloro che sono alla ricerca di un rimedio, dona i lumi necessari. Ai medici che aiutano i malati, dona resistenza e protezione. A coloro che lavorano per contenere la diffusione, concedi di avere successo. A coloro che hanno paura, concedi la pace. Il tuo prezioso sangue sia la nostra difesa, la nostra salvezza. Con la tua grazia, fa sì che la malattia si trasformi in momenti di consolazione e di speranza. Fa che noi si tema sempre il contagio del peccato, più di quello di ogni altro male. Signore Gesù Cristo, ci affidiamo alla tua infinita misericordia. Amen. Le parole di Gesù ci insegnano a metterci nella volontà di Dio. Non è tanto un disegno cieco su di noi, ma è vivere tutte le nostre attività, le nostre giornate, all'insieme dell'amore e non dell'egoismo, di pensare solo a se stessi. Ecco la volontà, ecco il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Affidiamo questa situazione che stiamo vivendo nelle mani anche della Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Concludiamo mettendoci sotto la protezione di Dio, chiedendo la benedizione sulle nostre case, sulle nostre comunità, sulla nostra nazione. Visita, o Padre, la nostra casa e tieni lontano le insidie del nemico. Vengano i santi angeli a custodirci nella pace e la tua benedizione rimanga sempre con noi. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Potete vedere gli avvisi. Domani sera avremo la Santa Messa, dove ricordiamo l'ultima cena, l'Eucaristia, alle ore 20. Verrà poi trasmessa sui vari canali social. Venerdì faremo la benedizione, la liturgia della Passione, alle ore 15. Alle 21 ci sarà la Via Crucis con il Papa. Possiamo seguirla alla televisione. Sabato la veglia pasquale, domenica alle 10 la Santa Messa. Ricordo anche in questi giorni possiamo non ricevere il sacramento della confessione direttamente, però possiamo vivere così un momento penitenziale personale con i vari momenti, quello di prepararsi, fare un bel esame di coscienza, saper chiedere scusa nelle preghiere autentiche, una rinuncia al male, un impegno a migliorare e poi concludendo con un momento di ringraziamento. Ricordo che questa sera ci sarà anche il Santo Rosario alle ore 21 per tutta Italia. In questo momento, potete vedere anche su Teletutto, c'è la preghiera della Via Crucis del Vescovo.